Buongiorno, bentornati a Restart. Il governo sta per varare la legge di bilancio, ancora alla ricerca di miliardi, vedremo quanti sono. Noi partiamo da qua perché si parla e si ipotizzano anche nuove tasse. Pasquale Tridico, professore, benvenuto, Movimento 5 Stelle, eurodeputato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Che dire? Onorevole Lucaselli, quindi voi non aumenterete la tassazione sulle sigarette? Diciamo, ci sono una serie di voci, diciamo, più o meno veritiere, non solo su quello che vogliamo fare, ma anche ho sentito prima sui soldi che ci servono. In realtà non ci servono 10 miliardi, non siamo alla ricerca quindi abbiamo... di 10 miliardi. Di quanti siamo alla ricerca? Allora, io credo che insomma non ci sia assolutamente il panico al quale in realtà governi di sinistra ci hanno abituato negli ultimi allora, anni. Allora, professor Tridico, è così? Quindi è tutto a posto? Ma non lo so, il ministro dell'economia Giorgetti qualche giorno fa si lamentava esattamente della ricerca di nuovi fondi. Le condizioni, diciamo così, macrostrutturali non sono positive, oggettivamente, questo mi dispiace molto. Le stime della crescita del PIL sono state riviste al ribasso, con lo 0,8% soltanto. Le pensioni in questo caso sono in crisi di sostenibilità, perché? Perché molto della finanza per sostenere appunto le pensioni vengono spostate sulla fiscalità generale, perché i contributi non ce la fanno. Perché i contributi non ce la fanno? Perché i salari sono troppo bassi e la contribuzione è scarsa e quindi si riversa sulla fiscalità. Banca d'Italia ha lanciato questo allarme su questa deviazione tipica, distorsione tipica del sistema pensionistico italiano. E Giorgetti ha detto una cosa, a mio parere, intelligente. Cioè, in un momento in cui le tasse sul lavoro non possono e non devono essere alzate, perché i lavoratori, le famiglie, ma anche le aziende, le piccole e medie aziende sono già tartassate di tasse, l'unica cosa che si può fare è prevedere una progressività sull'IRES, ovvero sulla tassazione sugli utili delle società di capitali che hanno fatto extra profitti soprattutto, e ci riferiamo ai settori farmaceutici, bancari, anche petrolieri, energetici, sanitari, assicurativi. Ecco, e quindi differenziare sulla base di settori e sulla base di dimensioni l'IRES in modo da poter ottenere qualcosa. Questo è qualcosa di utile, ma vorrei vedere se appunto saranno capaci di tassare forti. Volevo una battuta dall'onorevole Tridico, perché comunque se ce lo chiede l'Europa, in effetti è vero, questa transizione, no? Dice, se dobbiamo intervenire da qualche parte, interveniamo dove si inquina di più, con il diesel. 5 Stelle da sempre sono contro i sussidi ambientalmente dannosi. Però non bisogna far passare... Ma non bisogna far pagare il costo della transizione alle famiglie e ai lavoratori? Cioè, quello che ad esempio è stato fatto negli Stati Uniti in questi ultimi anni è stato un investimento straordinario, fino a $1 trilione, per sostenere la transizione. È stato chiamato Inflation Reduction Act, che è servito sostanzialmente ad aumentare la produttività e gli investimenti dei settori energetici e per la transizione. Questo ha favorito la riduzione dei prezzi, favorisce tuttora la riduzione dei prezzi per il consumo di beni sostenibili. Ecco, questo dovrebbe porsi un governo serio, guardando nel lungo periodo, certamente non facendo pagare di più il diesel alle famiglie. Tridico, mi avete sentito? Vediamo una notizia: negli Stati Uniti non esiste il patto di stabilità. Dicevo, il patto di stabilità l'avete scelto di firmare voi esattamente per uno scambio politico per i vostri comodi con l'Europa. Nessuno ve l'ha chiesto di firmare quel patto che vi costringe alla riduzione di 10-12 miliardi di euro all'anno di riduzione di spesa. Il motivo per cui vi trovate in difficoltà e non riuscite a fare una legge di bilancio e andate a tassare le famiglie, il diesel, eccetera, è perché appunto state in grave difficoltà dopo aver fatto delle scelte europee sbagliatissime. Professore, il motivo per cui ci troviamo in difficoltà è da qui al 2028 dobbiamo pagare 40 miliardi l'anno di superbonus. Questo è il motivo principale per cui ci troviamo in difficoltà. Il problema del gasolio. Il problema dei sussidi ambientalmente. Ma il suo giornale ancora non glielo ha detto. Ma non è il suo giornale, lo dice Banca Italia. Non lo dice il mio giornale, lo dice Banca Italia. Hanno fatto con i report della Ragioneria. Lo dice l'ufficio parlamentare di bilancio. Non lo dice il giornale. Una volta, perché altrimenti. Oggi
sta crescendo. Il tema della patrimoniale è caldissimo un po' in vari paesi europei, in alcuni già esiste un prelievo del genere, come in Norvegia, in Spagna, in Svizzera, in altri se ne sta parlando, la Francia è uno di questi paesi e Maila Paone e Edoardo Garibaldi sono andati a raccogliere le opinioni dei francesi a Parigi, RVM3. Io amo la filosofia, la psicologia, l'arte, le cose belle. Io amo Chanel, Hermès, Dior. Me j'ai bossé chez Gucci. Tra i marchi italiani adoro Gucci. Francia, arriva la patrimoniale dei ricchi. Per colmare le finanze pubbliche, il premier Barnier promette nuove tasse. Barnier, c'est l'euro. Barnier è l'eurocrate all'ennesima potenza. Noi paghiamo tantissime tasse. Non siamo poveri e posso dirle che paghiamo enormemente. In questo paese non amiamo i ricchi, quindi gridiamo tassa ai ricchi. È pure invidia. Gelosia. L'aumento fiscale riguarderà chi guadagna più di 500.000 euro l'anno. Ma è questa la soglia della ricchezza? 500.000 euro l'anno vuol dire circa 41.000 euro al mese. Che dici, con 41.000 euro al mese sei ricco? 100.000! Con 100.000 sì, sei ricco. Basta spostarsi di quartiere e la prospettiva cambia. 500.000 euro, sono pas riche. 500.000 euro e non sono ricchi. E io, che ho una pensione da 1.200 euro, saremo noi ricchi? Con affitti da 800 euro, bollette da 200 e poi i trasporti, le visite mediche e tutto. Ma la tassa una tantum raggiungerà tutti i francesi ad alto reddito? Una parte dei veri ricchi sono già partiti, andati in Olanda, in Svizzera ed anche in Italia. Noi abbiamo la flat tax che comunque ha permesso il rimpatrio di diversi multimilionari. In Italia c'è anche un'altra tassa molto attraente, la tassa di successione. In Francia l'imposta sulla successione è il 40%. Molti clienti hanno degli appartamenti su Parigi che sono a livello di 1 milione di euro, dunque vuol dire che successione è 400.000 euro. E quindi preferiscono venire a morire in Italia? Dunque preferiscono venire a morire in Italia. Allora, io volevo su questo una battuta. Lei sarebbe d'accordo, professor Tridico, su una patrimoniale? Perché Elie Schlein, insomma, il campo largo su questo non lo so come è messo, potrebbe essere... La proposta del G20 non è una patrimoniale, è una tassa sui super ricchi. Vede, oggi abbiamo multimilionari, multimiliardari, circa meno dell'1% della popolazione che detiene la ricchezza di circa 3,5 miliardi di persone nel mondo. Cioè si tratta di 3.000 persone nel mondo, 3.000 persone nel mondo, che con una tassa del 2% farebbero accumulare nelle casse pubbliche circa 250 miliardi di euro. Ora, questa tassa va messa a livello europeo o a livello appunto dei grandi paesi? C'è una discussione in corso all'OCSE, al G20, e si tratta appunto di poche migliaia di persone, perché oggi, al contrario di qualche anno fa, alcune persone si comportano come imprese. Pensate, non so, a Elon Musk, a Jeff Bezos, pensate ai grandi multimilionari, ai grandi multimiliardari. Sono sostanzialmente aziende che muovono capitali con le proprie ricchezze. Ecco, una tassa su queste persone favorirebbe una distribuzione molto forte del reddito, perché questi sono miliardari. Ecco, la proposta del G20 in Brasile è una tassa del 2%, chiaro, del 2% sopra 1 miliardo di ricchezza. Quindi tutto il ceto medio, ma gran parte della popolazione, il 99% nel caso dell'Italia, non sarebbe interessato. Si tratta quindi invece di tassare i multimilionari e i miliardari.